tutti, benvenuti in questo nuovo video. C'è il terremoto, sta per arrivare da Mark. Oggi Oggi andiamo a reagire ai nomi italiani più divertenti e strani d'Italia. Intanto vi direi di iniziare subito scrivendomi nei commenti come vi chiamate. Pure se avete il nome più semplice del mondo, scrivetemi nei commenti come vi chiamate. Oggi ragazzi, se il vostro nome vi fa schifo, probabilmente da dopo questo video sarà il vostro nome preferito, perché andremo a vedere tipo degli obbrobri allucinanti. Assieme a me ci sarà The Mark. Ma questo è il mio studio, proprio suo. Ok, allora ragazzi, praticamente abbiamo trovato un video che risale precisamente a 11 anni fa. I nomi più strani, caricato da una persona che probabilmente o è morta. No, mi dissocio. No. Oppure è un papà. Vabbè, salutiamo nel caso se abbia una figlia che ci segue. Un bacione. Un bacione. Iniziamo subito, dura 4 minuti, quindi ho un po' paura. È emozionante. Felice Tarantola. Ma che nome è poi? Armenia d'Armenia. Ma ci sta, Armenia d'Armenia. Gigante liberato. Aspetta, ma gigante è il nome e liberato... È liberato il cognome, certo. Questi nomi e cognomi italiani. No. Tyron Power Allegri. Tyron Power Allegri? Cioè, cosa c'ha? Tipo il padre fan dei Power Ranger e non lo so, la mamma milanista? Può essere. Gonario Bindi. Gonario, ma che nomi sono? Vabbè, 11 anni fa, sì, cioè. Calcedonio Locigno. Aspetta, Calcedonio è il nome. Calcedonio. Ma c'è qualcuno... Allora, se avete mai conosciuto qualcuno che si chiama Calcedonio... Io vi faccio un bonifico da 100 euro. Gesusetta Chiani. Dai, non Gesusetta è vero. Carta buona. Questo palesemente sardo. Sì, buona cattù. Gesù Montaldo Monella. Dai, non puoi chiamarti Monella, sì. No, no, non è vero, dai, Gesù, dai, non puoi. Gesù. Cioè, cos'è Gesù al femminile? Gesumino Danna. Vabbè, tutti credenti. In Italia esistono Dante Pompa. Nel senso... Ci sono nomi e nomi comunque. Primo degli uomini. No. Ma, immaginati questo alla, cioè, all'appello. Primo degli uomini. Io presente. Cioè tutti tipo che si inchinano. Ma tu ci quanto l'hanno bullizzato. Probabile. Inculano Carmelo. Non è vero. Non è vero. Inculano Carmelo. Ah, ok. Ha fatto domenica. Dai, non ci credo. Onesto Guerriero. Ma che no, nome, no. Chi glieli daste? Da dove li prendono? Dai libri? Non è vero, raga. Piccione Fortunato. Cosa vuol dire? Ogni volta che vai in bagno gli escono i soldi. Il nome, quindi sopra adesso è il contrario, sopra il cognome. Capisco. Benvenuta Bacca. Un po' troppo, credo. Zucchero di Canna. Che? Salta merenda. Gianciotto salta merenda. Cosa vuol dire? Questa ricreazione mancava sempre, proprio. Ottimo sconforto. Sarà uno triste questo, eh? Pasquale Chicchiricchi. Dai, raga, ma non è vero. Ma non è vero, dai. Evacuo Fortunato. Vabbè, questo vabbè. Sì. Urino Birra. Non beh, cosa sono i nomi degli schifidol? Bella Vera. Bella lei. Bella. Questa bella Vera. Beh, oddio, allora, Bella forse di cognome qualcuno c'è. Sì, no. Vera è un nome normale, dai. Forse è il più normale che abbiamo visto finora. Turno Domenica. Oh. No, evidentemente sabato non poteva. Però per me queste cose qua possono veramente succedere. Ma sai, sì, cioè, sì, no? Poi 11 anni fa Nella Nebbia. Nella Nebbia. Nebbia forse. Nebbia è un cognome, Nella è un nome. Quindi tecnicamente, guarda che per la pace, ci sta. Per la pace. Dai raga, non ci credo. Immaginati chiamarci Eva. Cioè, ma loro sono lì che pensano come chiamiamo nostra figlia. Come ti chiami? Cioè, facciamo una frase per nominarla. Cioè, Vera Sciagura. Vabbè, questa poverina è una figata, letteralmente. Tranquilla dalle palle. Va bene. Se non è tranquilla. Sì, ma appunto. Lady dalle palle. Chiaramente anche la versione inglese. Sì, sì. Immacolata Sottolano. Vabbè, raga. È un bel c'è chi può e chi non può, eh. Lecca Costante. Gli piaceranno i ghiaccioli. Ragazzi, la cosa migliore. Il mio preferito è la fragola. Il vostro? Il mio all'arancia. Per il genere quasi personaggi. Quasi personaggi questi. Okay. Cocchi Renato. Cocchi Renato, no. Peter Pan. Dai, non è vero. James Bondi. James Bondi. Sandokan Porco. Indovinate di che ragione è questo qui? Infatti. Per il genere maledetti genitori. Felice Mastronzo.
Questo potrebbe essere vero. Biondo Bruno. Ok. Giovando Vanda. Brontolone Procolo. Sei un nano. Procolo, ma che nome è? Margherita. Pizza Margherita, ti immagini? Chiamare tua figlia Margherita e di cognome fai pizza. Ora il primo giorno i superiori fanno lo strada. Io ti dico solamente che c'è una nostra fan che si chiama Pizza di cognome. Allora, vuoi sapere la gag finale? Io avevo un professore alle superiori, okay, che si chiamava Scari di cognome, Carlo di nome. Scari Carlo. Non è vero. Te lo giuro su quello che vuoi. Madonna, raga, cioè io mi metto nell'adolescenza di queste persone e già soffro per loro. Tirla abbondanza. Va bene. Ci avrà stupidità a vendere sto tizio. Felice. Ognuno. Vicini di casa magari. Sicuro che gli sta vicino non lo è. Pagella scolastica. Non penso sia vero. Non è possibile. Santa pazienza. Ci sta. Questo potrebbe essere. Bella parla piano. Per favore, Enrico, qua adesso, siccome sei bella, devi gridare. Licenziato assunto. Ah, non può essere. Ci credo. M'hanno assunta. Brava, buon per te, ma noi siamo contenti comunque. Prima l'ha licenziato e mo l'ha assunta. Butta cavoli agricolo. Giustamente. È vero, raga. Pisciatina. Vabbè, dai, non ci strano credo. Strano concetto. Strano concetto. Massimo ingegno. Ok, questo geniale. Potrebbe essere. Geniale. Camera d'aria. Sì. Bomba d'aria. Ma perché secondo me, sai cos'è? Cioè, questo è per la serie Maledetti genitori. Secondo me c'è stato veramente qualche maledetto che, sapendo il cognome, si è messo a giocare, raga. Cioè, sai che visto questa più quando peggio? Adesso ribalta. No, vabbè, ribalta non. Gira crocifisso. Ma uno fa quello che vuole. Ognuno. C'era. Godi Maria Pia. Mela la vacca costa. Non penso sia vero. Valenza dal cul. Non mi sembra neanche questo. Genere animali. Gatto silvestro. Può essere. Bello. Lupo Alberto. Questo era ovvio. Lupo Alberto, raga, io. Trotta tranquillo. Non cavalcare, non serve. Genere religioso. Ave Maria. Tira qua, okay, va bene. Va bene. Vergine. Va bene. Okay. Ma Dio santo. Al limite quasi direi proprio. Lazzaro tranquillo. Ognuno, raga. Quale meglio per il genere vedove? Signora giunta domenica in paradiso. Non è vero. Signora la porta in salvo. Signora Luciana feroce in battaglia. Sarà una di quelle belle cattive. Questa è una combo finale. Signora, cioè, proprio. Me la lavo domenica in piazza. Non. Facciamo un applauso a tutte queste persone con questi la misura di per tutta la vita ci riterranno. Ragazzi, indovinate chi è tornato? Proprio Nathan FG. Nathan, voglio un bacio in DM. Più strani e bizzarri al mondo, fidati di me, puoi già mettere like, perché se il buongiorno si vede dal mattino, avvocato Massimo della Pena. Madonna, che parole di. Fa solo quello per fare la vita comunque. Gastolo per aver parcheggiato tipo l'auto in doppia fila. Sì, esatto. Sì, sì. Singapore è una delle nazioni più sicure al mondo, anche perché hanno il loro supereroe. Batman Bin Superman. Batman Bin Superman. Non ne parliamo di lui, che si chiama James Bond 007. È vero, dai, ma non ci credo. Questo ragazzino lo hanno chiamato Lord Voldemort. No, cioè, ma dire, ma quanto puoi essere fuori di testa per fare una roba del genere? Cioè, la vita alle persone. A parte che qui ci vogliono tre lauree per leggere sto nome. Comunque farei prima a leggermi tutta la Divina Commedia. Ma letteralmente. Aspetta. Questo è un mix tra nome e foto. Infatti sembra proprio che dice. Effettivamente è vero. Mondo, sulla fiducia puoi già mettere un like perché ne ho trovati alcuni. Non credevo potesse mai esistere una cosa del genere, ma questa persona si chiama davvero Tyrannosaurus Rex. Non è vero, ma com'è possibile? No, raga. Cioè, ma puoi dare il nome di un dinosauro? Che tra l'altro questo è pure un anziano, cioè ci ha campato per tutta la vita. Questo tizio lavora per la Apple, ma lui si chiama Samsung. Non è possibile. Io non l'avrei accettato al lavoro solo per questo. Hanno il nemico in casa, vi rendete conto? Non vi posso fare la traduzione, ma direi beato lui. Non so se tenerla questa. Ma diamo al nostro figlio un nome di qualcuno famoso. Così l'hanno chiamato Shakespeare, Mozart e Armstrong. Non ti sbagli. Shakespeare, Mozart, Armstrong. Immaginate essere rickrollati da una persona. Uno che si chiama Rickroll.
quest'altra persona invece si... Netflix di Jesus. Chiama Netflix di Gesù. Boh, probabilmente speravo di un abbonamento, sì, esatto, a vita in regalo. Sicuramente amanti della DC Comics. Si chiama Batman Roberto. Ma poi come primo nome gliel'hanno dato Batman. Chi è Batman e Robin? Scusi, come si chiama lei? Oh, Nadine Stratini. Hanno arrestato Donald Duck. Lui ha dichiarato... Sì, esatto, immaginavo. Impossibile leggere il nome che si chiama Keaia Kokukae Macarena. Per gli amanti dei super alcolici, Jack Daniels. Ci sta, mi sembra giusto. Raga, io penso che per questo video sia tutto. Fateci sapere come vi chiamate qua sotto e scriveteci qua sotto il nome più strano che avete mai sentito nominare prima di questo video. Ringrazio Marco, trovate il suo canale in descrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.